Con Dario Bellino, il coach di Giulia Gatto Monticone, si è qualificata dopo una grande partita giocata ad un ottimo livello. Una grande partita, ho visto una Giulia molto determinata, con una grande volontà di poter raggiungere il traguardo. Sono molto contento perché ha giocato un buon match, soprattutto a livello di testa e a livello di fisico ha tenuto molto molto bene. Adesso Roberta Vinci, il precedente non è dei migliori, ma... Il precedente non è dei migliori perché fu un $50,000 anni e anni addietro dove fece zero game, ma speriamo questa volta di riuscire a fare qualcosa di più. Sicuramente di peggio non si può fare e poi comunque una bella esperienza per poter capire quanto manca a questa ragazza per arrivare a giocare un certo tipo di tennis. Comunque da questo torneo ci si porta a casa fiducia e tanti punti. Ah, certamente, adesso ha qualche punto in scadenza, poi da agosto in poi potrà recuperare tutte le posizioni che Giulia merita e poter ambire al nostro obiettivo di fine anno, che è entrare nelle 200 al mondo, che fa parte del suo bagaglio tecnico, forse non dal punto di vista fisico perché paga ancora un po' un fisico che ha qualche problemino a livello soprattutto di infortuni, a livello tendineo, qualche problemino lo ha, ma ogni tennista ha problemi fisici durante l'anno. Speriamo, insomma, siamo molto fiduciosi. Grazie, complimenti. Grazie. Allora Giulia, una partita giocata ad un altissimo livello di tennis, come l'hai vissuta in campo queste 2 ore e 20? All'inizio ero molto molto tesa. Avevo già giocato contro questa ragazza al torneo di Chiasso 25.000 e anche lei era stata dura, era stata molto, partita molto vicina, avevo vinto 7-6, 6-4 e sapevo che oggi sarebbe stata comunque dura, poi comunque ci giocavamo la qualificazione qua, quindi era una partita molto importante. Io ero tesa, lei era tesa, ma è venuta fuori una partita bellissima dove tutte e due abbiamo giocato molto bene. Adesso Roberta Vinci, sono contentissima di avere questa opportunità di giocare contro Roberta. Come ha già detto Dario prima, peggio penso che non si possa fare perché avevo fatto zero game tantissimi anni fa. Comunque è una giocatrice che mi piace molto, quindi sono molto contenta di giocare contro di lei e darò il massimo. Comunque finora sei soddisfatta, hai giocato 3 buone partite, porti a casa fiducia e punti. Sì, sì, certo, sono sicuramente in fiducia, ho qualche problemino di stanchezza dopo queste 3 partite di fila, però sicuramente recupererò per domani e spero di giocare un bel match come ho giocato oggi. Grazie, complimenti. Grazie. Grazie mille.